Grazie all'impegno dei pordenonesi la raccolta differenziata continua a viaggiare attorno all'80%. Per il secondo anno consecutivo Pordenone si è confermato il comune capoluogo più riciclone d'Italia, un riconoscimento prestigioso che ci è stato conferito a Roma da Legambiente e che ci riempie di soddisfazione unitamente al fatto di essere portati ad esempio da alcuni comuni nelle loro campagne di promozione e di sensibilizzazione alla raccolta differenziata. Questi risultati straordinari, questo primato, sono veramente, ci riempiono di orgoglio, però non ci sentiamo arrivati, siamo impegnati a migliorare ed in particolare ad affrontare quelli che sono i problemi che il sistema porta a porta, un sistema pratico, un sistema economico che ci ha consentito di traguardare questi successi, ma che comunque porta con sé. In particolare il nostro impegno deve essere volto a preservare la qualità del rifiuto raccolto, conferito, e anche a limitare il fenomeno degli abbandoni, dei sacchetti fuori dai cassonetti che deturpano alcune zone della città. È proprio per questo motivo che GEA da alcune settimane ha assunto due nuovi ispettori ambientali che si dedicheranno a tempo pieno alla prevenzione attraverso il controllo del territorio. Queste due persone potranno accertare gli illeciti amministrativi riguardanti la materia del conferimento dei rifiuti, potranno identificare i trasgressori del regolamento comunale e potranno anche comminare delle sanzioni, ma il loro obiettivo fondamentale è comunque quello di informare e sensibilizzare la popolazione aiutandola a conferire correttamente i rifiuti. Infatti l'indicazione che hanno è quella non di colpire gli errori di distrazione che comunque tutti possiamo fare quotidianamente, ma di andare a multare coloro i quali si rifiutano in qualche modo di mutuare le nuove regole e con questo loro comportamento incivile penalizzano tutti gli altri facendo aumentare il costo di gestione del servizio. Non è possibile che ancora oggi ci sia qualcuno che non pratica completamente la raccolta differenziata, conferendo rifiuto indifferenziato nel bidone dell'umido piuttosto che in quello della carta o del verde, oppure lasciando sacchetti di rifiuto indifferenziato accanto ai cassonetti. È un fenomeno che vogliamo contrastare e pensiamo che gli ispettori ambientali possano darci una mano nel farlo. Un'altra iniziativa che abbiamo in programma per cercare di aiutare i cittadini a differenziare correttamente i rifiuti è la spedizione del riciclabolario, una guida pratica di facile consultazione che indica dove vanno conferiti i rifiuti. Ogni rifiuto al posto giusto, questo è l'obiettivo che ci proponiamo di raggiungere attraverso l'invio in tutte le case di questo manuale. Il manuale può essere già scaricato online sul sito del comune, dove è attivo un motore di ricerca per cui già oggi è possibile fugare quelli che sono i dubbi, quelli che sono le incertezze su dove conferire il tappo di sughero piuttosto che i piatti o i bicchieri di plastica, che sono diciamo dubbi che ognuno di noi può avere nel praticare la raccolta differenziata. Questa guida arriverà nelle case entro il mese di novembre, è pronta per la spedizione e oltre a contenere degli utili consigli sulla differenziazione indica anche ai cittadini quali sono i comportamenti virtuosi che si possono tenere tutti i giorni per ridurre la produzione di rifiuti, perché non ci dobbiamo mai dimenticare che il rifiuto migliore è quello meno costoso, quello meno inquinante, quello meno invasivo e quello che non viene prodotto.